Alleluia, gloria al tuo nome, Signore Dio. Grazie, Padre. Grazie perché il tuo spirito aleggia, Signore, sulla tua sposa, Signore Dio. Ti ringraziamo perché tu non vai in cerca di programmatore, Signore, tu non vai in cerca di tecnici, Signore, tu vai in cerca di adoratori, Signore Dio, che stanno davanti alla tua presenza, che alzano mani pure. Gloria a te, Signore Dio. Perché i puri di cuore vedranno il Dio. Gloria al tuo nome, Signore. Ti ringraziamo per la tua presenza, Signore Dio. Ti ringraziamo, Signore Dio, perché sei nel nostro mezzo, Signore Dio. E il tuo spirito, Signore Dio, ce lo conferma, ce lo attesta che tu sei qua nel nostro mezzo, Signore Dio. Non è una formula, Signore, dove due o tre sono radunati nel mio nome, ma è la tua presenza che lo conferma, Signore Dio. È la tua presenza che attesta, Signore, che tu sei nel nostro mezzo e noi lo crediamo per fede, Signor Dio, e per certezza, Signor Dio, che sentiamo te nella nostra vita. Padre, grazie. Grazie per questa opportunità, Signore, ancora in questo giorno, Signore Dio. Ci dai grazie di stare davanti alla tua presenza, di adorare te, Signore Dio, l'Iddio della gloria, l'Iddio onnipotente. L'Iddio che può ogni cosa, in te vogliamo confidare, Signore Dio, e non come abbiamo cantato, non nell'uomo, Signore Dio, ma in te, Padre. E a te vogliamo dare ancora tutto l'onore, la gloria, la potenza, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Accomodiamoci. Gloria al Signore. Siamo qua, ci siamo radunati qua in questa mattina per offrire un culto al Signore, non con programmi, non con improvvisazioni, ma con la spontaneità nel cuore, con quello che abbiamo nel cuore. Vi ricordate, Pietro? Puoi passare un po', Andrea? Grazie. Vi ricordate, Pietro, quando, andando nel tempio, oppure tutti i giorni andava nel tempio. Quando andava nel tempio, a un certo punto si fermò vicino a quel zoppo, dice: noi non abbiamo né oro né argento, quello che abbiamo te lo diamo nel nome di Gesù, alzati e cammina. Lui non aveva programmato, gli ha dato semplicemente quello che aveva nel cuore. Quando noi camminiamo per strada e ci giunge una qualsiasi cosa, aspetta un attimo, vado prima a leggere, mi faccio degli appunti e poi ti affronto e poi vediamo. Satana non ti dà questa opportunità. Il momento in cui arriva Satana, tu devi reagire perché sei un figlio di Dio. E se sei un figlio di Dio, hai le caratteristiche di Dio. Nel DNA c'è il suo Santo Spirito. Mio figlio, se gli fanno un'analisi, e credo anche nei figli vostri, trovano nel DNA un qualcosa che appartiene a me e a mia moglie. Un figlio di Dio, quando Satana lo attacca, deve trovare le caratteristiche di Dio. Non ti dà tempo. Non ti dà tempo di programmare, di vedere, di prepararti. Anche in guerra quando arriva il nemico, mica ti dice: attenzione, sto arrivando, tra 5 minuti sono lì. Prepara la difensiva. Ti dice così? Dobbiamo essere pronti in ogni tempo. Predica la parola. Paolo esortava Timoteo: a tempo e fuori tempo. Non rilassarti mai. Sii sempre ripieno della presenza di Dio. Sii sempre costantemente in contatto con il nostro Signore. Alleluia. Vi porto, come solito, i saluti del pastore Romolo. Chiede alla Chiesa di pregare per lui.
Questo lo faremo alla fine e lui pregherà per noi. Gloria al Signore. Mi riallaccio a quello che è stato poi la prima domenica di luglio. Faccio un piccolo riassunto per quelli che non c'erano. Abbiamo letto, per quelli che non c'erano e per quelli che hanno dimenticato, abbiamo letto il capitolo 3 della Genesi. Il capitolo 3 della Genesi parla del peccato, della prima promessa, della caduta dell'uomo, del giudizio dell'uomo e tutto quanto ne consegue. Allora, abbiamo detto che il Signore, Dio, il Padre, aveva creato assieme al Figlio e allo Spirito Santo, lo si evince dalla sua parola quando dice: dopo la creazione, ora facciamo l'uomo. Lui ama collaborare. Ora facciamo l'uomo. E abbiamo detto che cosa successe? Successe che Dio, dopo aver creato tutto quanto, creò l'uomo, gli diede questo onore di dare i nomi a tutti gli animali, lo aveva creato immortale. Nell'uomo Adamo non c'era morte. E quindi gli aveva dato ogni bene, il privilegio di abitare nel paradiso terrestre con tutte le delizie che poteva offrire quel paradiso, quel giardino di Eden. Si dice che scorreva un fiume che poi si diramava ai quattro canti del giardino, sinonimo della benedizione di Dio, ai quattro canti della terra. Questo fiume deve abitare in noi costantemente, che è il fiume di Cristo Gesù. E quindi, dopo tutto questo bene, cosa successe? Successe che ecco che arriva lo zampino del serpente, ovvero la seduzione. L'uomo facilmente si lascia sedurre. Arrivò la seduzione, la donna cominciò a concupire, sempre per quelli che non ci sono o per quelli che hanno dimenticato. La concupiscenza non è una brutta parola. La concupiscenza è semplicemente desiderare ardentemente. Se tu desideri ardentemente i desideri della carne, è male. Se invece tu concupisci le cose spirituali, è bene. Quindi cominciò la concupiscenza di desiderare questi frutti, il quale Dio aveva proibito. E cominciò questa concupiscenza che cominciò a concepire dentro Eva. Il concepimento porta la conseguenza del parto. Il parto che cos'è? È il peccato che Eva commise. Dopo questo fece peccare, contaminò anche Adamo e Adamo a sua volta dava la colpa alla moglie, la moglie al marito, e ho detto così in modo ironico che cominciò il primo sport al mondo, il ping pong. Ognuno si diceva la colpa è sua, la colpa è dell'altro, no, è del serpente. Dio ama l'uomo in un modo incredibile. Lo si evince dal fatto che quando Dio castiga l'uomo non lo maledice, gli dice che si procurerà da mangiare col sudore della fronte. Dice alla donna che partorirà con gran dolore, ma quando arriva il serpente lo maledice. Sì, maledetto. Non ha maledetto né l'uomo né la donna. Questo per farvi comprendere che Dio ci ama di un amore immenso, e lo vediamo adesso nel seguito
di questo capitolo. Il capitolo 3, verso 21 della Genesi, dice così: poi l'Eterno Dio fece Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Vedete, dopo aver dato loro questo castigo, comunque li amò, procurandogli delle vesti. E l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, perché conosce il bene e il male, ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Perciò l'Eterno Dio mandò via. Qua, quando dice viva per sempre, in effetti era così. Se l'uomo avesse preso il frutto dell'albero della vita, la morte, in qualche modo, la morte che Dio aveva annunciato ad Adamo, quando disse: se tu prenderai quel frutto, per certo morrai. E infatti l'uomo muore. Ma se lui avrebbe avuto accesso all'albero della vita, questa sorta di castigo, insomma, non avrebbe più avuto valenza. Perché mangiandone vive per sempre. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino, a scanso di equivoci, lo cacciò fuori, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose ad est del giardino di Eden i cherubini e una spada fiammeggiante che si muoveva in ogni direzione per custodire la via dell'albero della vita. Alleluia. Andiamo a leggere i Romani 5. Romani capitolo 5. Dice così: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nelle speranze della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza. La perseveranza è quella cosa che ci permette di arrivare davanti alla presenza di Dio un giorno salvati, per certo. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questa è la condizione affinché un giorno noi potremo vedere Cristo faccia a faccia, in veste di Dio e di Padre. Quando ci battezziamo, amen, è una buona cosa. Quando ci comportiamo bene, amen, è una buona cosa. Ma se, per mille ragioni al mondo, il giorno prima che viene Gesù Cristo, ci allontaniamo, siamo condannati. Se perseveriamo fino alla fine, saremo salvati. Questo lo dice in Marco 13. Ma ci vantiamo nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, e la perseveranza esperienza, e l'esperienza è speranza. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più, dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Dio si arrabbia pure. Dio si arrabbia, e quando si arrabbia Dio, sono problemi.
detto in modo molto più soccavoli, attenzione a non fare arrabbiare Dio. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati, qua il tema in questo giorno è proprio la riconciliazione, il grande amore di Dio. Avrebbe dovuto annientare l'uomo più volte, ma nel suo grande amore ha avuto sempre compassione e misericordia. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vendiamo in Dio per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Che cos'è la riconciliazione? Ovviamente c'è quelli che lo sanno, può darsi che c'è qualcuno che non lo sa. La riconciliazione è qualcosa che avviene tra due persone che un tempo erano così di pari consentimento, di comune accordo, socievoli, aiutandosi l'uno con l'altro. A un certo punto avviene qualcosa che spezza questa situazione e ci vuole un qualcun altro, un mediatore, noi l'abbiamo avuto per grazia, è scritto in Timoteo, abbiamo un solo mediatore fra Dio e l'uomo, Gesù Cristo il Signore. Non ci sono santi che tengono, non ci sono madonne che tengono, un solo mediatore fra Dio e gli uomini, nella seconda epistola a Timoteo. Perciò, versetto 12, come per mezzo di un uomo, di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Non c'è nessuno che non abbia peccato. Perché fino alla legge il peccato era nel mondo, ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Tuttavia la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. La grazia, però, non è come la trasgressione. Se infatti la trasgressione di uno solo, quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, ha abbondato verso i molti. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uomo, per quell'uno solo che ha peccato, poiché il giudizio è venuto da una sola trasgressione per la condanna, ma la grazia viene da molte trasgressioni per la giustificazione. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno, Gesù Cristo. Alleluia. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure per un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Or la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Alleluia. Affinché, come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E qua un invito a non trascurare la grazia. La grazia, sapete, anche la grazia,
non è quella che ci salva. Adesso c'è la moda dell'ipergrazia. Fa tutto il Signore. Ci pensa il Signore. Abbandoniamo tutto nelle mani del Signore. Sicuramente dobbiamo confidare nel Signore. Ma a noi sta a fare la propria parte. Noi dobbiamo fare la propria parte, la nostra parte, la dobbiamo fare noi. Possiamo dire al mattino, non mi alzo, ci pensa il Signore a procurarmi il pane. Se non vai a lavorare, il pane non arriva a casa. Se non fai il tuo dovere, il pane non ti arriva fino in bocca. Lo era una volta nel giardino di Eden, lo era una volta. Dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo impegnarci. Prima cosa, accorrere quando ci viene detto andiamo alla casa del Signore, a stare nella comunità dei santi, insieme ai santi, trascurando la TV, il computer, lo sport. Non è che non lo dovete fare, assolutamente, ci mancherebbe altro. Ma voi immaginate, fate due conti, credo che tutti voi non siete stupidi, fate due conti, vedete un po' quanto tempo dedicate alla televisione, quanto tempo dedicate allo sport, al computer e quanto tempo dedicate a Dio. E vi rendete conto, fate una media e vedete che Dio, come si suol dire, no? Quando c'è quel, dice Dio l'abbiamo messo, Gesù l'abbiamo messo al primo posto, per il secondo, per il terzo, anzi prima era sul pulpito, poi l'abbiamo messo al primo posto, per il secondo posto, alla terza fila, quarta fila, fino a l'abbiamo cacciato fuori proprio, non serve più. Quindi vi rendete conto quanto impegno dedicate per l'avanzamento del regno di Dio. Andiamo a leggere in Secondo Corinzi, quindi avete compreso che Dio nel suo grande amore, nonostante avrebbe dovuto sterminare l'uomo più volte, non solo quando l'aveva appena creato, ma anche in seguito. Il popolo di Israele ne ha fatto di tutti i colori, ma lui si è riservato sempre uomini fedeli, uomini affidabili. Così il Signore ci vuol trovare. In Seconda Corinzi, sapete, abbraccio un po' tutto perché così avrei tanto da dire, ma mi limito a quello che il Signore in questo giorno mi dà. In Seconda Corinzi, capitolo 5, Seconda Corinzi, capitolo 5, il verso 11 fino al 21. Dice così: conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini, siamo manifesti a Dio e spero che siamo manifesti anche alle vostre coscienze, perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma diamo l'opportunità di gloriarvi di noi affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Ci sono, ahimè, purtroppo, quelli che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. E tutto sembra bello, tutto sembra pulito, lineare. Abbiate il discernimento degli spiriti, ricercate il discernimento degli spiriti. Infatti, se siamo fuori di senno, lo siamo per Dio, e se siamo di buon senno, lo siamo per voi, poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti,
affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. E ci sono quelli, che fanno cose per compiacere uomini, come abbiamo cantato il primo canto, credo. Fanno cose per compiacere uomini, non Dio. Meditate la sua parola. Confrontatevi con la sua parola. Affondate le radici nella sua parola. Vi renderete conto che ciò che sto dicendo non è idiozia, è realtà. Perché lo Spirito dà lume, fa discernere l'atteggiamento, gli atteggiamenti. La Chiesa in questo è chiamata a pregare, è chiamata a intercedere. Vi consiglio una cosa: quando arrivate a casa, quando avete tempo, quando avete dato tempo alla TV, al computer, allo sport, al riposo, tutto quanto, se vi rimane 5 minuti, leggete il profeta Ageo, il primo capitolo. Non lo prendete adesso per curiosità, leggetelo poi a casa con calma. Ma per colui che è morto ed è risuscitato. Perciò, d'ora in avanti, noi non conosciamo nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Alleluia. Tutte le cose in Cristo sono diventate nuove. E noi a volte andiamo a riprenderci il vecchio. Gloria al Signore. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati. Badate bene a questi due versi, 18 e 19. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. La riconciliazione che abbiamo ricevuto per grazia, per mezzo dell'amore di Dio Padre, mandando Gesù Cristo, è scritto agli Ebrei, credo al capitolo 10, tu mi hai preparato un corpo. E Gesù Cristo è venuto volentieri. Se lo trovo ve lo voglio leggere. Sì, dovrebbe essere il... In Ebrei, capitolo 10, il verso 5, sì. Perciò Dio, entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto, ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà, non quella degli uomini. Questo non è scritto, lo dico io, non quella degli uomini. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta, né olocausti, né sacrifici per il peccato,
che sono offerte secondo la legge, egli aggiunge: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Egli ha tolto Adamo e ha stabilito Gesù Cristo. Dicevamo del versetto 18-19: or tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. La riconciliazione, in qualche modo, ve l'ho riassunta prima. Ma qua dice una cosa molto importante: per poter riconciliare, è scritto così il 19, non imputando agli uomini i loro falli. Questo è Dio che l'ha fatto, non ha imputato all'uomo i propri falli, ma ha messo in noi il ministero della riconciliazione. L'ho spiegato prima: se tra due c'è del disaccordo, non, il desiderio dovrebbe essere: non vedo l'ora di riconciliare. Per poter riconciliare bisogna perdonare i falli dell'altro. Vi racconto un aneddoto che mi ha fatto star male tutta notte, anche mentre dormivo stavo male. È una cosa assurda, veramente assurda. Sto ancora male, se ci penso sto ancora male, ma grazie a Dio, con la lettura della parola stamattina, presto, il Signore mi ha rifocillato, mi ha proprio tranquillizzato. Quando ci siamo incontrati con l'anziano Marco, ho detto: loro Franco, ma ho detto tra spine e triboli siamo avanti. Te sempre con questi spine e triboli. Ma l'ha detto il Signore. Le volpi hanno le tane, gli uccelli hanno i nidi, ma chi vuol seguire il figliolo dell'uomo non ha dove posare il capo. Il cristiano non è pace, gioia, tranquillità, perdonate fratelli, è anche quella, sicuramente, ma quella pace, gioia e tranquillità, il senso pratico è questo: se io non casco, se io non cado e sbatto il muso per terra, non provo la gioia di rialzarmi quanto è bello. Questa è la gioia. Questa è la gioia che ha un cristiano, perché la felicità che noi manifestiamo, che noi diciamo, che ce l'ha pure il mondo. Cioè, vai fuori, siamo, ieri siamo stati, per grazia di Dio, a trovare i nostri figli che lavorano lì sulla riviera, ma quanta gente felice c'era. Ma senza Cristo, senza Cristo. E quindi, ritornando al nostro al racconto che volevo dirvi, erano circa le 2:15 stanotte quando siamo tornati. C'era un incidente sulla 14 tra due autovetture. C'era un camion davanti a me, poi c'ero io. Anche se i pannelli, ogni chilometro c'era scritto coda per incidente, al chilometro 15 coda per incidente. Siamo arrivati là, c'era il camion che si è fermato, perché nel frattempo era arrivato anche il carattrezzi. Il camion, e io dietro. Dietro di me nessuno. Cioè, la coda era il camion e io. In lontananza poi c'era qualche macchina che arrivava. Il camion è ripartito perché gli agenti che c'erano davanti gli hanno dato spazio di passare. Ma guardate, è assurdo veramente, mi viene da ridere. Perché come si ci mette Satana quando vuol rovinare un qualcosa di bello, insomma. Stavamo ritornando da quella che era la visita ai nostri figli. E così, il camion è ripartito. Io sono ripartito, ma sono ripartito piano piano, anche perché tre corsie li hanno strette solo a quella centrale. C'era una macchina a destra, una macchina a sinistra, capottate, distrutte, massacrate. E sono ripartito, mentre sono ripartito, guardavo
La macchina, la prima macchina. Quando vedete un incidente, certo, è sbagliato sicuramente, perché si causa la fila, insomma, la curiosità, insomma, non è buono in certi frangenti. Ma c'ero solo io, dietro di me c'era nessuno. E allora, mentre mi avviavo piano piano, è arrivato sta gente, non vi dico la rabbia che aveva dentro. Me ne ha detto di tutti i colori. Come ha puntato la pila così, in faccia. Ma mi ha mangiato la faccia. Mi ha distrutto dentro proprio. Io non ho parlato, non ho detto bau. Quella mia calmezza, probabilmente in qualche modo l'ha infuocato ancora di più, in qualche modo lo ha rilassato, perché dopo un po' avermi insultato, ha svegliato Anna, Samuele che stavano dormendo. Cioè, di soprassalto, con una voce così e tutta. Non ho detto bau, ma in me. Io dicevo, Signore, ti ringrazio, perché il vecchio Franco non è venuto fuori. Lui non ci voleva niente, perché lui era entrato con la testa nel finestrino per vedere chi c'era a fianco. Apparentemente si è calmato anche perché ha visto, cioè, una donna, un bambino. Poi ha detto, vai, vai, ancora offendendo, che il prossimo sei tu. Lì mi sono fermato, avevo fatto 7-8 metri, mi sono fermato di nuovo, vicino a un agente femmina, una donna. Ma hai mai visto quella? Che maledizione mi ha tirato. Poveretta, quella lì è rimasta così, vedendo sto cane che abbaiava, Dio lo benedica. E allora, quando mi sono messo sulla parola, questo per dirvi che cosa, quando mi sono messo sulla parola non riuscivo a leggere, perché cioè, io avevo, stavo architettando come rintracciare quella persona, perdonatemi, perché poi insomma, il vecchio Franco arriva da un'esperienza, insomma, che alcuni di voi sanno, e cioè, io fremevo dentro, ma... mi piace raccontare un aneddoto per dire un po' quello che era Franco. Qui c'è mio fratello, io non lo ricordo, lui lo ricorda perché è successo a lui. Non so per cosa, per come credo stavamo da piccolini, lui ha 6 anni più di me circa. Da piccolini stavamo guerreggiando a chi credo stavamo mangiando la pasta attaccata sotto il fondo della pendola, che per i bambini era la più buona. Me l'hanno raccontato, io ripeto, io non lo ricordo, quindi non dico nulla di mio, perché me l'ha raccontato mia mamma, mio padre, i miei fratelli, lui stesso. A un certo punto non ci ho visto più, ho preso la forchetta e gliel'ho infilato in testa. Questo è per dirvi un pochettino chi ero. Un'altra volta sempre lui mi ha fatto arrabbiare, perché insomma vedevo un'ingiustizia verso, nei confronti di mia sorella, che la stava così, aveva delle sue pretese, io vedevo questa ingiustizia, sono uscito fuori, ho preso una manciata di terra e me la sono mangiata, non potendomi sfogare. Vedete, quando arriva fuori il vecchio uomo fa cose tremende, è la grazia di Dio che mi ha fermato. Ho detto, Signore, io devo ministrare la tua parola. Io voglio essere un canale libero dentro, voglio essere un canale libero, voglio essere quello che sono, un tuo figliolo, un tizzone scampato per grazia, venendo dai bassi fondi delle aree più malfamate dell'Italia, ma io voglio fare la tua volontà, voglio fare la tua volontà, quella buona, perfetta, non voglio avere questi risentimenti dentro. E lui, analizzando questi due versi, mi diceva così: poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, lui ha riconciliato il mondo in Cristo, compresa quella gente, non ha imputato agli uomini i loro falli ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. E ha detto, Signore, come faccio a non perdonare? Tu, in qualche modo, abbiamo letto prima, Cristo ci costringe per l'amore che lui aveva riversato su di noi. L'amore di Cristo ci costringe al perdono.
Noi siamo in un contesto religioso. In un contesto religioso chi ci può fare arrabbiare? Quello che passa, vende le cipolle e le patate lì fuori? Sono i fratelli, le sorelle che ci fanno arrabbiare. Ma noi, ognuno di noi, ha il ministero della riconciliazione. Non prendiamo e rapportiamo. Riconciliamo. Guardiamo a noi. Guardiamo la nostra condotta davanti al Cristo. Quando dice Paolo, alzando mani pure, non significa alzando pure le mani, fai questo, salta, fai, poi alzi pure le mani. Alzando mani pure, le mani devono essere pure quando le alzi. Quando hai chiesto e hai confessato i peccati a Cristo prima e poi al fratello. In Giacomo è scritto chiaramente, confessatevi i peccati gli uni gli altri. Questo forse qualcuno lo confonde un po'. Non è che io mi devo mettere uno ad uno, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quello. Io devo confessare il peccato a colui che l'ho fatto il peccato praticamente. Se io ho pensato male di uno, io glielo dico apertamente, glielo dico, guarda, ho fatto questo per te, perdonami. Questa è una cosa gradita a Dio. Ecco il ministero della riconciliazione. È in noi, lo dobbiamo mettere ad effetto col perdono. È difficile? Lo possiamo rendere facile se guardiamo a noi. Quello che a noi è stato perdonato. Noi dunque, sto orologio corre, a qualcuno non è piaciuto che ho detto quell'orologio gli darei una martellata. Sapete, i culti primitivi, antichi, si sapeva quando si iniziava, non si conosceva la fine. Io ho sempre detto, chi ha un'urgenza, vada, la Chiesa lo benedice. Il ministro di turno lo benedice, ci deve rimanere male. Se uno ha un'importanza, ha un'urgenza, che vada pure. Cioè, siamo legati all'orario. Siamo legati all'orario, Dio ci benedica. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Alleluia. Ma noi le vogliamo cantare un canto? Ah. Ive, Marco, gloria a Dio. Cantiamo un canto che ci ristori l'anima. Gloria al Signore. Prima di cominciare il culto, questa mattina ho chiesto a Emanuele, anche a Sonia e Ive, di aiutarmi. E allora in qualche modo mi ha risposto molto chiaramente Emanuele, ehi, gloria a Dio. Questa è la semplicità dei figli di Dio. Ma abbiamo visto ciò che è avvenuto. Non nell'improvvisazione. Non abbiamo improvvisato. Non avete improvvisato. Abbiamo semplicemente aperto il cuore a Dio. La predisposizione di adorare Lui. È lì una spada a doppio taglio che arriva fino a dividere le midolla dalle ossa. Voi sapete che cos'è il midolla dalle ossa? Sono proprio le giunture, quelle giunture che è difficile, cioè non è che c'è, è dritto, è squadrato, allora io prendo la mira, zac, e do. No, lì è tutto dentro e fuori. Immaginatevi il ginocchio. Per dividere le giunture dalle ossa è difficile. E così è difficile capire veramente la vera adorazione spontanea, quella che scaturisce da cuori sinceri che desiderano
adorare il Signore, alzando mani pure davanti alla sua presenza. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alziamoci. Degno, degno.
Alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore Gesù. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Gesù. Nella lettera agli Efesini, capitolo 2, verso 13, lettera agli Efesini, capitolo 2, verso 13. Dice così: ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Cos'è che ci ha avvicinato? Il sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace. Chi è la nostra pace? Cristo. Colui che ha fatto dei due e ha demolito il muro di separazione. Chi è che ha fatto dei due? E qua parla dei giudei, degli ebrei e dei gentili. Per farvi comprendere, parla degli italiani e degli ebrei. Cristo, mediante la sua morte, ha fatto di questi due popoli uno. Quella separazione non c'è più. Non c'è più la separazione. E ha demolito il muro della separazione. Berlino non è più separata, è una città unica. Avete sentito quando fu circa 12-13 anni fa, adesso non ricordo, 89, quando... Quindi sappiamo che adesso non è più una città divisa. Non ci sono familiari da una parte, mamme da una parte, figli dall'altra, fratelli da una parte, sorelle dall'altra. Ora la città è unita, è un'unica città. Hanno lasciato, credo, proprio
un qualcosa lì per ricordare che non ci deve essere più separazione. Cristo ha demolito quel muro. Siamo uno in Cristo Gesù. E avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizione per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, siamo anche un solo nuovo uomo nuovo in Cristo Gesù, facendo la pace. Ma vi rendete conto di quello che stiamo leggendo? E per riconciliare. Riconciliare dei due popoli, ambedue con Dio, ambedue con Dio. Sapete, Gesù quando è venuto, questa riconciliazione che lui ha fatto, non l'ha fatta per se stessa. Mi piace fare anche questa distinzione perché si cade nell'ingenuità. Io credo nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo. Chi crede questo? Alzi la mano. Tutti quanti credete nella Trinità. Alleluia. Cristo è venuto come mediatore, dicevo prima, per riconciliare l'uomo a Dio Padre. Noi abbiamo una chiave d'accesso in mano. La grazia è semplicemente una chiave d'accesso. Questa chiave la possiamo usare come e quando ci pare. Certo, prima la usiamo, meglio è. Abbiamo davanti a noi un edificio. Sappiamo che in quell'edificio, per fede, perché non vediamo, ci sono le mura, e mi viene in mente la Gerusalemme celeste, quando scenderà dal cielo, che sarà circa sui 3.000 chilometri di lunghezza, di larghezza, di profondità, e i muri saranno 75 metri larghi. Pensate che città, che secondo me sarà quanto tutta l'Europa, almeno, se non di più. Una città di 3.000 per 3.000, 3.000 alta e i muri 75 metri di profondità. Sarà una cosa stupenda. Immaginiamoci questa città davanti, c'è una porta e noi abbiamo questa chiave. Questa chiave si chiama Gesù Cristo. Noi vogliamo aprire quella porta, apriamo e entriamo dove? Nella Gerusalemme celeste, dove vedremo la gloria di Dio, il Padre seduto sul trono e Gesù Cristo, la famosa chiave, alla sua destra, che intercede per noi. Però quando arriveremo a quel punto, Gesù Cristo non sarà più alla sua destra. Gesù Cristo sarà assieme a noi, che lo darà il Padre. Quando saranno giunti i tempi, quando sarà tutto concluso, l'ho sempre detto a qualcuno, ma ve lo voglio leggere. Scusate, ti fermo qua. Gesù Cristo è la nostra salvezza, vi premettiamo questo, che voi non andiate in giro a dire ma quello parla contro Gesù Cristo. Gesù Cristo è la mia salvezza. Amen. Gesù Cristo è morto per redimermi. Senza di lui io sarei perso. Senza quella chiave io non posso entrare. Chi entra per un'altra porta è un ladro, un rubatore, scritto in un Vangelo, adesso non mi ricordo dove. Un episodio che è successo mercoledì, sono andato di nuovo in Riviera col treno, stavolta non prendevo il treno da 15-20 anni. A un certo punto, un po' prima di Ravenna, è salito un ragazzo, un giovane, avrà avuto 15-16 anni. Entrava, è entrato nel vagone, io ero proprio all'inizio del vagone, e questo qui lo vedeva molto nervoso, andava avanti, si è seduto, ma come si è seduto non ha appoggiato neanche il sedere, si è alzato di nuovo e avanti indietro. Tutto questo qui evidentemente non ha il biglietto. Così è stato. Cioè a un certo punto, fuori di andare avanti indietro, poi il controllore
aveva come sede proprio il vagone dove stavo io, c'aveva il suo giornale, guardava, faceva, e infatti lui si faceva il giro di per la stazione, scendeva alla stazione, fischiava, il treno partiva, dopo qualche minuto ritornava a sedersi. Quando è ritornato, ha visto questo ragazzo nuovo, ha intuito subito, ha fatto così, l'ha chiamato in disparte. La stazione prossima, quando il treno si è fermato, l'ha fatto scendere. Chi non entra dalla porta dell'ovile è un ladro o un rubatore. Chi non ha la chiave, chi non ha il biglietto, non può entrare. Chi non ha Gesù Cristo, non può entrare. Ecco, questo a scanso di equivoci, affinché voi non pensiate che io parlo male in qualche modo contro Gesù Cristo. Ci mancherebbe altro. Ma c'è una distinzione che mi piace proprio comunicarvela, leggere, così che sia chiara dentro di voi. Ecco qua. E se lo volete prendere così vi rendete conto, il capitolo 15 di Prima Corinzi, capitolo 15 di Prima Corinzi, leggiamo dal qualche versetto prima per far comprendere il contesto, dal 24, Prima Corinzi 15, 24. Dice così: poi verrà la fine, quando rimetterà il regno, sta parlando di Gesù Cristo, poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, rimetterà il regno, ora tutto gli è sottoposto a Gesù Cristo. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Perché Dio Padre gli ha dato questa autorità di annientare ogni principato, ogni potestà, ogni potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi, e grazie a Dio anche sotto i nostri piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte, quello che inizialmente Dio, a causa della trasgressione, abbiamo letto prima, ci ha dato. Per certo morrai se toccherai quel frutto. E ovviamente si parla e della morte spirituale e della morte carnale, della seconda morte. E poi dice, il versetto 27, Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro, e credo sia chiaro anche per voi, è chiaro che ne è eccettuato, ad eccezione di colui che gli è sottoposto ogni cosa. È chiaro? Gesù Cristo. Quando Gesù Cristo ha detto, credo Tommaso gli abbia domandato, mostraci il Padre, e Gesù gli ha risposto, è tanto tempo che sono con voi, non avete ancora visto il Padre, non avete ancora capito? Ma lui stava parlando di quello che lui faceva per compiacere il Padre, perché lui era l'immagine del Padre sulla terra, perché lui faceva tutto ciò che compiaceva il Padre. Una preghiera che elevava Gesù Cristo al Padre diceva: Padre, io ti ringrazio perché tu sempre mi esaudisci. Ma lo sapete perché sempre lo esaudiva? Perché lui, come rispondeva ai farisei, faceva tutto ciò che il Padre gli diceva di fare. Io nel Padre e il Padre in me, e voi, alludendo alla Chiesa, in Lui. Ecco perché diceva, è tanto tempo che sono con voi, se no per quale ragione avrebbe dovuto dire tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, la chiave famosa, egli ve la darà. Ecco perché vi esorto e vi invito, quando pregate, ogni cosa, chiedetela, non mi impongo, non dico dovete,
La scrittura parla chiaro. Ogni cosa, ogni preghiera innalzata, ogni richiesta, ogni supplica al Padre nel nome di Gesù Cristo. E tutto avverrà per la potenza dello Spirito Santo. E la Trinità si racchiude in uno. Bene, andiamo dove ero rimasto, agli Efesini. Andiamo avanti, c'è un altro concetto, sennò si fa tardi. Gloria al Signore. E l'Epistola ai Colossesi, un po' più avanti, capitolo 1, il verso 19. Colossesi 1,19 dice così: perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza. Non è piaciuto a Gesù Cristo. Gesù Cristo è piaciuto semplicemente dire al Padre: tu mi hai preparato un corpo e io faccio quello che tu vuoi, la tua volontà. E di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tante le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli. E voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici nella mente, con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per farvi comparire. Che privilegio, fratelli! Per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Gloria a Dio. Se noi prendiamo questa chiave, se la afferriamo con fede, compariamo davanti a Dio senza colpa, puri. Perché tutto quanto è caduto su Gesù Cristo. Davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Seppure perseverate, la famosa perseveranza nella fede, perché la fede, il credere, non ci salva. Le opere non ci salvano. Ma come? Non abbiamo fatto noi potenti opere nel tuo nome? Andate via da me, operatori di iniquità. Eppure avevano fatto potenti opere nel nome di Gesù Cristo. Seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito, che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo, di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro, di cui io, Franco, e tutti quanti voi, di cui voi siete stati fatti ministri, voi avete il ministero della riconciliazione. Ecco perché siamo ministri, perché abbiamo il ministero della riconciliazione. E se abita in noi il ministero della riconciliazione, credo faremmo, se abitasse, metto il condizionale, credo faremmo poca fatica ad arrivare al pari consentimento, quel pari consentimento che ci porterà ad avere un'armonia con Dio, una mente davanti alla sua grazia, davanti al suo trono. E quando Lui vede, e quando io vedo nella mia famiglia i miei figli che stanno assieme, vi potete immaginare la mia allegrezza. Quando Lui vede i suoi figli, che sono di pari consentimento, di comune accordo, Lui stende il suo braccio, perché il suo braccio non è accorciato. Siamo noi che diciamo: fatti un attimo là con questo braccio, ci penso io con le mie, ce ne ho due.
Gloria al Signore. Bene, concludiamo qua. Concludiamo qua e vorrei avere con voi ancora un momento di adorazione, ricordando quello che Gesù Cristo ha fatto con noi. Io vi invito a presentare i vostri corpi come sacrificio vivente a Dio, non formalismo religioso, ma aprendo il cuore davanti alla presenza di Dio. La Chiesa offre il culto a Dio. E quando, per quanto mi riguarda, vedo la Chiesa che spande il cuore davanti a Dio, io sto bene, sto bene. Gloria al Signore. Volete venire, Emanuele, Marco? Sonia è fuori con la bambina. Gloria al Signore. Emanuele, un canto dolce di adorazione. Gloria al Signore. Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina per quello che abbiamo ascoltato, che tutto è stato compiuto per il sangue di Gesù Cristo su quella croce. E noi, Padre, vogliamo sempre di più di te. Non vogliamo mai conformarci. Non vogliamo mai far sì che così come stiamo ci basti, ma noi vogliamo sempre di più di te, affinché la nostra vita possa essere come un profumo per i tuoi piedi ogni giorno, Signore. Quando penso al tuo amore e alla tua fedeltà, non posso far di più che prostrarmi e adorare. Quando penso a ciò che ero e fino a dove mi hai portato, ti chiedo solo che non mi voglio conformare. Insieme a te voglio restare, non mi voglio conformare. Insieme a te voglio restare, io voglio innamorarmi più di te. Insegnami ad amarti, a vivere nella tua giustizia e verità. Con la vita mia voglio adorare tutto ciò che sono e ciò che ho. Ogni cosa dono a te, Signore, che la vita mia sia per te come un profumo ai tuoi piedi. Quando penso alla croce, a tutto ciò che mi hai donato, il tuo sangue per me, per lavare il mio peccato. Quando penso alla tua mano, sono qui e son prostrato per la tua fedeltà. Alleluia. Non mi voglio
grazia e verità. Con la vita mia voglio adorare tutto ciò che sono e ciò che ho. Ogni cosa dono a te, Signore, che la vita mia sia per te. Come un profumo ai tuoi piedi, io voglio innamorarmi più di te. Insegnami ad amarti, a vivere nella tua giustizia e verità. Con la vita mia voglio adorare tutto ciò che sono, ciò che ho. Ogni cosa dono a te, Signore, che la vita mia sia per te. Come un profumo ai tuoi piedi. Io voglio innamorarmi più di te. Insegnami ad amarti, a vivere nella tua giustizia e verità. Con la vita mia voglio adorar tutto ciò che sono e ciò che ho. Ogni cosa dono a te, Signore, che la vita mia sia per te, come un profumo ai tuoi piedi. Alleluia. E come volete che gli uomini facciano a voi, similmente fate anche voi a loro. Alleluia. Gloria a te, Signore Gesù. Alleluia. Gloria a te, Signore Gesù. Gloria a te, Signore. Chiesa fonte di vita, ricevi il ministero della riconciliazione. Ricevilo nel tuo cuore. Prendilo con tutte le tue forze, con tutto il tuo maggior potere. Ti è concesso a motivo del sangue di Gesù Cristo versato sulla croce per te. Tu hai dentro di te il ministero della riconciliazione, provocato dall'amore che Dio ha messo nella tua vita. Per la gloria di Dio, per l'avanzamento del regno di Dio, per la sposa di Cristo Gesù. Fonte di vita. Non farti più gruppetti, non isolarti, non crederti più saggio degli altri. Dio si compiace dell'amor fraterno, nell'unità fraterna. Non credere di non aver bisogno, perché il momento in cui credi ciò, il momento in cui credi di non aver bisogno, sei quello più bisognoso. Apri il cuore davanti alla presenza di Dio. E in questo momento, se nutri il risentimento, se hai un qualche cosa contro il tuo fratello, contro la tua sorella, questo è il momento in cui puoi avvicinare il fratello, la sorella, abbracciarlo senza parole, anche senza parole. Abbracciatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Mostrate l'amor fraterno che è stato sparso dentro i nostri cuori. Alleluia. Vedremo la gloria di Dio. Vedremo la gloria di Dio. Vi riconosceranno quelli fuori, ci riconosceranno per l'amore tra di noi. Gloria a te, Signore. Grazie, grazie Padre d'amore, perché hai sparso questo amore dentro di noi. Grazie perché hai messo dentro di noi il ministero della riconciliazione, Signore. Grazie per il privilegio di stare ancora
in questo momento davanti alla tua presenza. Alleluia. Non irridatevi gli uni gli altri. Non irridiamoci gli uni gli altri. Ciò è il disegno del maligno. Non pecchiamo in questo. Gloria a te, Padre. Abbondi, Signore. Abbondi, Signore, il nostro ringraziamento davanti alla tua presenza, Signore mio. Abbiamo anche un momento di ringraziamento. Chi desidera ringraziare il Signore, chi desidera, chi ha un fuoco dentro, a motivo di quello che ha ricevuto, per la grazia ricevuta, per ciò che Cristo ti ha condonato e ti ha dato l'accesso in quella città celeste, sgorga dal tuo cuore il ringraziamento abbondante. Alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore Gesù. Sia lode a te, Padre, sia lode a te, sempre, prima di ogni cosa, per chi tu sei, per tutto ciò, Padre, che tu hai compiuto pienamente per ognuno di noi. Sia lode, onore, potenza, riverenza, Signore, a te, riconoscimento nei secoli di tutti i secoli, Signore. La tua sposa, Padre, ti adora. La tua sposa ti ringrazia, la tua sposa esalta in te, la tua sposa è innamorata sempre di più di te, Signore. Grazie, Padre, perché sei tu, Signore, che ci sei venuto a cercare. Padre, grazie che è piaciuto a te rivelarci il Figlio. Grazie, Padre, perché è partito tutto dal tuo cuore. Grazie, Dio, grazie, dal profondo dei nostri cuori ti diciamo grazie. Grazie, Padre, per l'amore, Signore, immeritato, Signore, verso ognuno di noi. Grazie che sei tu che hai sparso dentro di noi il tuo amore, perché noi non sappiamo amarci. Da noi, Padre, non viene nulla di buono, ma è solo per la tua grazia, è solo per la tua potenza in noi, è solo per la potenza del tuo Santo Spirito dentro di noi, Signore, che noi, Signore, impariamo ad amarci, ad amarti, Signore, e ad amarci gli uni agli altri come tu ami noi. Padre, che ognuno di noi sia sempre di più ripieno del tuo Santo Spirito, che il nostro io sia sempre di più crocifisso alla croce, ma che abbondi tu pienamente dentro ognuno di noi, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Padre, non ci vogliamo ingannare, siamo davanti a una realtà eterna. Siamo davanti a te, Signore. Riconosciamo che abbiamo bisogno di te sempre, sempre, e che fiumi d'acqua viva sgorgano dai nostri seni solo per la ripienezza del tuo Santo Spirito. Sia lode a te, Padre, per l'opera tua perfetta in ognuno di noi. Sia lode a te per il sangue di Gesù Cristo che ancora oggi ci ha lavato e ci ha nettato da ogni iniquità, da ogni male pensiero, Signore, per offrirti un culto a te gradito per la potenza del tuo Spirito. Grazie per il ministero della riconciliazione. Grazie, Padre, per il ministero della riconciliazione, Padre. Signore, tu dici, siate come me, figli miei, che faccio sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Da questo riconosceranno che siete figli miei. Padre, vogliamo imparare costantemente da te, una resa ancora più totale a te, per farti vivere sempre di più in noi, attraverso di noi, Signore, e che il mondo veda che siamo figli tuoi, alla gloria di Dio Padre, nel nome di Gesù. Thank you.
Gloria a te, Signore Gesù. Apri il cuore, Luigi. Grazie Signore che hai messo nel mio cuore questa certezza e questa consapevolezza per quello che tu sei, per quello che tu hai fatto per noi, per la consapevolezza Signore che in te abbiamo tutto. Grazie per questa certezza che metti nel mio cuore. Grazie Signore, grazie Padre. Grazie Gesù Cristo, grazie per l'opera potente dello Spirito Santo. Io ti ringrazio, ti lodo e ti benedico. E Signore mio, opera Signore in ognuno di noi come ti è stato creato. Amen. Amen. Con il nostro io, con la nostra giustizia, con il nostro essere Padre. Quante volte abbiamo peccato? Oh Signore, ma attraverso quella grazia che tu hai dispensato, attraverso quel sacrificio meraviglioso del nostro Signore Gesù, io ho ricevuto oggi quel rinnovo della mia anima. Amen, amen. Tutto ciò che tu vuoi che io faccia, ma che io pensi, tutto ciò che tu vuoi che io pensi, Signore. Oh Padre, sia glorificato nella mia vita il tuo nome e con uno di noi, nella tua Chiesa, Padre, affinché sia manifestato. Gloria da te, in quei disegni, la tua gloria, Signore, in questa generazione, perché questo è il nostro mandato. Questo è il nostro desiderio. Alleluia. Nonostante le nostre cadute, nonostante le nostre mancanze, ma noi facciamo ogni cosa in Cristo che ci mortifica. Amen, e amen, noi appelliamo alla potenza, alla redenzione, alla salvezza, alla rifascinazione di Cristo per operare come tu vuoi fare. E ti ringrazio per ogni cosa che tu ci hai donato in quest'oggi, Padre, nel nome di Gesù. Amen. A te mio Dio affido me stesso con tutto ciò che ho. Il mondo mio è nelle mani tue e sono tue. Alleluia. Alleluia. A te Be
Ci arrendiamo a te, Signore. Arrendiamo tutto a te, Signore. Ci umiliamo alla tua presenza santa. Tu sei il grande, il temibile, Signore. Io mi arrendo a te, Signore. Alleluia, alleluia. Plasmami maestro, plasmami maestro alla tua immagine, voglio camminare in tuo timore, Signore, alleluia. Amen. Un carbone ardente sulla mia bocca, Signore, in ogni area della mia vita, Signore, un carbone ardente, alleluia. Come Isaia, Signore, che gridò guai a me, sono uomo di labbra immonde, abito in mezzo a un popolo che ha labbra immonda, ma l'angelo prese il carbone, lo toccò, lo santificò. Io arrendo a te, mi umilio a te, Signore, ti chiedo perdono per i miei peccati, Signore. Io mi umilio a te, Signore, alleluia. Gloria. Alleluia, alleluia. Voglio servire solo te, Signore, la mia bocca, Signore, le mie orecchie, i miei occhi, Signore. Tutto quello che siamo lo rendiamo a te, Signore, innamorati sempre più di te, vivere solo per te, Signore. Oh, io mi arrendo a te, Signore, ci arrendiamo a te, Signore, alleluia. Gloria a te, Signore. Tu sei santo, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Padre d'amore, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo, Signore, ancora in questo giorno, in questo momento, Signore Dio, per ringraziarti, Signore Dio. Ringraziarti, Signore Dio, per la tua parola, per ciò che è giunto, Signore Dio, ancora dentro i nostri cuori, per l'edificazione, Signore Dio, che ha procurato dentro ogni cuore. Signore, grazie. Signore, vogliamo compiacere te e solo te, Signore Dio. Abbi pietà di noi, Signore Dio. Abbi continuamente pietà di noi, Signore Dio. Vogliamo far meglio la tua volontà, Signore Dio. Vogliamo fare la tua volontà, quella buona, quella perfetta, quella accettevole davanti a te, Padre. Grazie ancora. Grazie per il ministero della riconciliazione che tu hai messo dentro di noi, Signore Dio. Vogliamo far fruttare, Signore Dio. Vogliamo far fruttare questo talento che tu hai messo dentro di noi, Signore Dio. Grazie Padre Santo. Signore, ti prego e intercedo per questa comunità, Signore Dio. Sovvieni ad ogni bisogno spirituale, Signore. Sovvieni ad ogni bisogno ministeriale, Signore. Sovvieni ad ogni bisogno, Signore Dio, in ogni attività di questa comunità, Signore Dio. Sia la tua presenza, Signore Dio, a vegliare in ogni attività, in ogni ministero, Signore Dio, Padre d'amore, in ogni famiglia, la tua presenza in ogni famiglia, Signore Dio, la comunione con te in ogni famiglia. Gloria a te, Signore Dio. Benedici le finanze, Signore, di ogni famiglia. Benedici la salute di ogni famiglia di questa comunità. Benedici il lavoro di ogni famiglia, Signore Dio. Ogni cosa è nelle mani tue, Signore Dio, perché confidiamo in te, Signore Dio, e chi confida in te non rimarrà deluso. Padre, grazie per quanto abbiamo potuto sentire, ascoltare, Signore Dio. Vogliamo serbarlo nel cuore, Signore, e a te diamo ogni onore, gloria, potenza, Signore Dio, perché ne sei degno, Signore Dio. Grazie ancora perché ci hai permesso di adorare te, Padre. È un privilegio poter stare davanti alla tua presenza, aprire il cuore davanti a te ed esprimerti tutta la nostra riconoscenza, Signore. Grazie, grazie Padre, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Amen. Un canto al cuore innalzo a te, Signor, grande sei tu.
Alleluia. Amen. Il Signore è lodato.